La Maxi di via Guido Reni ospita la mostra di Luigi Ghirri Pensare per immagini. Alla Basilica di San Giorgio in Velabrio è al via la 10ª edizione dei Campi Misterici, mentre al Ludo Room è la nuova galleria di Ludovica Rossi Purini, inaugurata con la personale di Rachel Libeskind. E chiudiamo con l'evento dedicato all'agricoltura solidale svoltosi a Pietassito. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina. Il Maxi ospita fino al prossimo 27 ottobre una mostra d'eccezione, Pensare per immagini, sul grande fotografo Luigi Ghirri. Nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Luigi Ghirri, artista poliedrico, insegnante, curatore, che ha scelto di guardare la realtà attraverso la fotografia e pensarla attraverso l'immagine. Il Maxi gli dedica un'ampia retrospettiva che raccoglie foto, frasi, dépliant, libri e stampe su un fotografo che ha spaziato nei tanti campi del sapere e della cultura, dall'architettura alla letteratura alla musica, con la sua macchina fotografica. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Le icone ritratte nelle sue fotografie sono quelle del suo tempo, dalla fine degli anni 80 agli inizi degli anni 90, che dissolvono l'identità e lo spirito del luogo, cartelli pubblicitari, stradali, semafori, TV, riconducibili a un pensiero globalizzato, riconoscibile ed universale. Dai diamanti. Le architetture antiche come la Reggia di Versailles e contemporanee come quella di Aldo Rossi o come gli ambienti intimi di qualche appartamento d'epoca sono state immortalate da Ghirri, a volte nella grande e silenziosa maestà del paesaggio naturale, altre volte nella rassicurante visione della quotidianità. I tre elementi immortalati in questa maniera, senza stonare tra di loro, sono la stessa medaglia della realtà visiva dell'artista. Gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte. Un colpo d'occhio alle sue fotografie è come un tuffo nella pacifica armonia del cielo. L'orizzonte si confonde con il paesaggio, mentre anche la nebbia serve a limare una realtà a volte un po' troppo ruvida. Con le labbra color rugiada. Questo viandante della nebbia ha saputo rendere il silenzio un modo nuovo per avvicinarsi alle cose, con rispetto, mai troppo vicino all'uomo, sempre osservato da una certa distanza, anche quando è sotto il suo obiettivo. Un rispettoso sguardo verso coloro che guardano, la presenza umana quasi sempre di spalle o sfuggente, infatti non è mai invasiva, ma si sostituisce al suo stesso sguardo, pronto a cambiare i punti di vista. E ti sembra di andar lontano. E ti guarda con un Nonostante quest'anno il tempo non sia clemente e non invogli alle uscite per le classiche manifestazioni dell'estate romana, gli organizzatori non lasciano comunque nulla di intentato. E così è anche questa stagione al via la rassegna Campi Misterici, ideata e condotta da Mauro Tiberi.
soltanto che dovete cercare di costruire un'armonia insieme agli altri e di viaggiare insieme agli altri. Da ormai 10 anni la kermesse è uno degli avvenimenti più attesi dell'estate capitolina, evento catalizzatore di curiosità, mistero e antichità. Luogo d'elezione scelto per lo svolgimento delle serate è la Basilica di San Giorgio al Velabro, che ottimamente si presta da teatro della manifestazione, ospitando per tutta l'estate le serate dedicate alla musica antica, che ha radici fra il sacro di Oriente e di Occidente. Ha tratto energia dall'impulso di Mauro Tiberi, che ha formato e guidato il gruppo degli amanti di questo affascinante genere. Un percorso che si dipana attraverso il canto bizantino, lezioni concerto, seminari tematici, il tutto all'insegna della voce, del suono e di una musica che è difficilissimo riuscire a reperire, ad ascoltare, trovare in discoteca, sentire alla radio o alla televisione. Chi partecipa ai canti misterici rimane folgorato da suoni sconosciuti, una realtà che vive sulla partecipazione numerosa di un pubblico attento e curioso che attraverso il passaparola ha permesso a questa realtà unica in Italia e non solo di divenire un appuntamento decennale. Appuntamenti a San Giorgio in Velabro con la rassegna dei canti misterici si svolgeranno con cadenza settimanale fino al prossimo 26 settembre. Per info sulla manifestazione consultare il sito internet di Marco Tiberi www.marcotiberi.it. Soltanto che dovete cercare di costruire un'armonia insieme agli altri e di viaggiare insieme agli altri. L'America sbarca a Roma e più precisamente l'arte americana sbarca nel cuore del quartiere Prati, dove nasce una nuova realtà nel panorama delle gallerie capitoline. La Ludo Room di Ludovica Rossi Purini, a metà strada fra il loft e la tradizionale galleria, con la differenza che si riceve unicamente il suo appuntamento e si viene accolti in un salotto con vista con una calda tazza di caffè fumante. In esposizione le tele dell'artista Rachel Libeskind per una mostra dal titolo Rich White Man. Questa è una galleria d'arte che nasce con una vocazione strettamente privata perché è ospitata in una casa e quindi tutte le mostre che verranno, che si svolgeranno in questo luogo saranno poi aperte su appuntamento al di là della giornata dell'apertura. È uno spazio a vocazione privata, ma nello stesso tempo il primo giorno che l'ho visto e che ho deciso di venire a vivere qua, ho guardato fuori da queste finestre e ho pensato che effettivamente il modo di proiettarsi nello spazio
circostante di questo spazio interno avesse qualcosa a che fare con la proiezione di valori, di regole estetiche, di valori estetici e anche di valori sociali, per quello che diremo dopo, verso l'esterno. E quindi ho deciso, ho detto, perché non utilizzarlo anche come spazio espositivo per condividere con gli altri dei messaggi artistici e sociali che ritengo che mi siano vicini. Come avete chiamato questa galleria di inaugurazione freschissima? Oggi si inaugura? Oggi si inaugura con la prima esibizione personale a Roma, il first solo show di Rachel Libeskind, una giovane artista americana, e il nome della galleria è Alludo Room, e quindi sarebbe la stanza di Alludo. Questo perché io mi chiamo Ludovica e il verbo alludere, secondo me, è un verbo che... Rimando. Esatto, ha un rimando. Per cui abbiamo detto che Alludo Room, anche per il fatto che è uno spazio privato che si proietta all'esterno, avesse un significato. Ci piaceva anche come poteva suonare quando detto in diverse lingue, Alludo Room, come veniva pronunciato dagli altri. Abbiamo detto, questo è sia giusto, e così sia, insomma. Da oggi è così, non è più e così sia, è così, Alludo Room. Parliamo invece dell'artista che viene presentata oggi, della prima personale di questa galleria. Un'artista ovviamente americana che ha esposto già molte cose a New York. Cosa avete portato qui? Allora, abbiamo fatto una selezione di opere direttamente con l'artista. Si tratta effettivamente di una giovanissima artista americana, ma che ha già al suo attivo due esibizioni personali in una galleria che si occupa di arte contemporanea di avanguardia a New York nel Village, che si chiama Hansel Gretel Picture Garden, e ha avuto anche un periodo di residenza al Watermill Center, che è un'istituzione museale a Long Island vicino a New York, e una mostra pochi mesi fa a Foro Bonaparte a Milano. Quindi è un'artista giovane, ma nello stesso tempo che ha già trovato la propria strada in altri paesi, e qui adesso a Roma ospitiamo la suo personale, avendo selezionato nel suo lavoro alcune opere che raccontano in maniera più diretta del suo rapporto con l'eredità l'eredità più inquietante del Novecento. Quale sarebbe? Ecco, questa eredità. Allora, Rachel Libeskind viene da una famiglia di origine polacca, una famiglia di artisti. Suo padre è il grande architetto Daniel Libeskind, che quindi è uno di questi architetti che hanno interpretato molto l'eredità mitteleuropea, il significato dell'essere artista, avendo vissuto le inquietitudini dell'uomo del Novecento a seguito dell'Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale. E secondo me quello che io ho trovato nei lavori di Rachel è proprio questa sua visione, che da una parte è quasi ironica e rassegnata su tutto quello che è gli strumenti della propaganda nazista, fascista, i grandi come totalitarismi. Da una parte però è anche, secondo me, uno sguardo spaventato su questo, perché comunque la sua origine familiare fa sì che sia stata, come posso dire, che questa portato pesante, questa eredità pesante, nonostante la sua giovane età, nonostante i suoi studi compiuti un po' a Berlino e poi ad Harvard in America, questa eredità si sente ed è pesante. Mi ha fatto molta impressione a me, nei suoi primi lavori, coglierla. E siccome la missione di Alludo Room, insieme scelta da me e dalla curatrice Maria Chiara di Trapani, che collaborerà su questo insieme a me, è proprio quella di esibire opere di artisti italiani e non, le cui opere abbiano anche un messaggio sociale piuttosto diretto, soprattutto per quello che riguarda l'indagine dei rapporti attuali tra individuo e collettività e coscienza collettiva. Le opere di Rachel, americana, con una formazione però direi proprio mitteleuropea, mi hanno colpito per questo, e quindi abbiamo selezionato 5 opere su carta che parlano soprattutto di questo. Il titolo è eloquente, Rich White Man, e quindi anche l'eredità di quello che è normalmente iconizzato nel concetto di ricco uomo bianco. Tu pensi che tipo di accoglienza pensi che una mostra come questa possa avere sul pubblico romano? Che impatto tu pensi abbia? Perché benché la nostra città ormai si sia grandemente evoluta in tema artistico e abbia accolto anche spunti di questo genere, rimane da un certo punto di vista, se così possiamo dire, ancora un po' provinciale. Allora, sicuramente questa è un'esperienza che in altri paesi è già stata percorsa con successo. Noi siamo partite, il nostro spazio è uno spazio piccolo, uno spazio privato, quindi non partiamo con un'eredità talmente pesante da doverne misurare in termini effettivi un indotto nei prossimi giorni. Quello che ci interessa è soprattutto farne uno spazio di dialogo
tra l'opera, ma facendo quindi stare l'artista in residenza con noi il più possibile, tra l'opera e il possibile futuro collezionista, ma anche solo l'amante dell'arte, perché se è vero che per noi non è solo il fatto estetico, ma anche il fatto del messaggio sociale, è importante anche la circuitazione delle idee. Su questo penso che Roma sia una città che in questo momento invece possa dare delle grandissime soddisfazioni, perché come in tutti i momenti di crisi, nelle grandi crisi, i valori esistenziali erano fuori prepotentemente. Quindi anche appunto condividere con gli altri dei momenti di riflessione ha un significato più profondo ed è, tra virgolette, un balsamo per l'anima più importante adesso che magari 3 o 5 anni fa, quando c'era un'economia, un mondo completamente molto più distolti da questo. Quindi questa è un'esigenza che io sento forte in quanto membro della collettività, cittadina italiana, persona che legge i giornali in linea di massima tutti i giorni anche con una certa attenzione, e quindi mi auguro che questa mia stessa esigenza sia condivisa. D'altronde siamo ottimisti, e quindi se riteniamo che questa esigenza sia positiva, speriamo che la sentano anche gli altri, insomma. Lo scorso 18 maggio a Pietta, sito vicino L'Aquila, si è svolto il convegno Verso un'agricoltura mondiale responsabile, organizzato e diretto dall'amministrazione comunale di Introdacqua in collaborazione con l'azienda agricola Asinomania e l'associazione CESC Project, apertosi con la consegna a Eugenio Milonis del premio per i 20 anni di Asinomania da parte del Rotary Club di Sulmona. Sono tuttora una specie in via di estinzione, e si chiamavano Giulietta Romero. Sono stati invitati per portare il loro saluto ai lavori Fabio Porta, presidente dell'Associazione di Amicizia Italia-Brasile, Tony De Amicis, direttore Fondazione Campagna Amica Col Diretti, Maria Teresa Letta, vicepresidente della Croce Rossa Italiana, Franco Iezzi, presidente del Parco Nazionale della Maiella, Antonio Carrara, presidente della Comunità Montana Peligna, e Simone Ciampoli, direttore regionale Coldiretti dell'Abruzzo. Le questioni del convegno hanno riguardato soprattutto aspetti principali dell'agricoltura sociale, cioè la multifunzionalità dell'agricoltura, con lo scopo di rilanciare ed offrire servizi alla persona, ma anche per dare risposte alle criticità sociali, economiche e ambientali, sia nelle aree rurali che in quelle urbane. Oggi penso che possa trasformare questa fortuna in un'azienda agricola, in una onlus che ho creato, che possa dare a me una continuità di vita, di lavoro, di espressione per quello che c'ho dentro, e anche la possibilità di aiutare persone che hanno avuto meno fortuna di me. I lavori del convegno si sono suddivisi in due parti. La prima, dal titolo Agricolture sociali, percorsi possibili, avvalendosi della preziosa esperienza del professor Saverio Senni, uno dei massimi esperti del settore, e del professore Stefano Speranza, entrambi dell'Università della Tuscia, che hanno affrontato il tema della cooperazione e della solidarietà internazionale. Thank you.
seconda parte, invece, dal titolo Per uno sviluppo equo e sostenibile, esperienze a confronto, sotto la guida di Salvatore Stingo, coordinatore Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale e presidente della cooperativa agricola Capo d'Arco, ha affrontato il tema delle analoghe esperienze di rete sia a livello nazionale che regionale. La chiave di questo convegno è stata la sperimentazione da impiegare in tutti i settori dell'agriturismo in risposta al disagio abitativo di giovani e anziani in mille altre forme. Il convegno si è concluso con la cena presso gli stand gastronomici dell'azienda Asinomania e con un concerto di musica dal vivo tenuto dalla band locale Rosanna Di Lisio Quartet.